Allora, come mai si trasferisce a New York? Sono alla ricerca di me stesso. Harry, Harrison, Ives, Lewis. Sono contro l'istruzione femminile. Offusca i sensi e inibisce le loro prestazioni nel boudoir. Qui manca una porta, ma queste garantiscono l'intimità. Qualcosa non va. Vivian da una cena stasera vuole che l'accompagni. Sei un gigolò? Offro il pacchetto completo, sono il perfetto gentiluomo. Io non vado in giro in cerca di sesso. Non ho bisogno di amore io. Non sei onesto, tutti abbiamo bisogno di qualcosa. Stiamo per caso conversando? Ciao Mary, sto uscendo con una ragazza dell'ufficio. È tutta l'aria di una menzogna. Tu vivi da solo? No, ho un coinquilino, è molto più grande. Vecchio, potrei diventare il tuo assistente. Così diventerei ufficialmente un gentiluomo. Un perfetto gentiluomo deve essere attento, soprattutto quando balla. Ah, la mia sciatica! Harry! Un vero aristocratico può pisciare per strada ogni volta che ne ha desiderio. E la camminata all'indietro ti impedisce di pisciarti sulle gambe o peggio di finirci dentro. Ne ho fatta ancora un po'. Com'è andata la tua serata con la miliardaria? È andata bene, ha solo smesso di respirare per un minuto. Ma poi si è ripresa, come sempre. Tu hai uno strano potere sulle persone. Che stai facendo? Non ho comprato i calzini. Magari questa roba uccide le pulci. Che ci fai qui? Stavo solo cenando con degli amici. Lewis, torna subito dentro! Metti giù il cane e portami quei polli arrosto. Un po' di pulci al cane, ecco fatto.